E bentornate sul mio canale. Oggi ripropongo il tema Granny Square. Nel precedente tutorial avevo creato ehm, dei pannelli con tante mattonelle tutte cucite. Eh, stavolta ho voluto creare invece una cosa un po' diversa eh, con dei pannelli più grandi, quindi delle uniche mattonelle cucite fra di loro, creando appunto un'altra borsa. A questo punto iniziamo subito il tutorial. Vi mostro adesso l'occorrente per realizzare questa variante di eh, granny square, di borsa granny square. Allora, come al solito, partiamo dal cordino. Io vi mostro alcuni dei colori che ho utilizzato, perché appunto, come avete visto nell'anteprima, ho utilizzato mh, circa otto colori. Poi, chiaramente, tutto questo dipende da quello che vi trovate a casa. Eh, se la, pot la potete anche fare mono, monocolore o solo con due colori. Questo ripeto, dipende da quello che vi trovate a casa. Allora, la quantità totale del cordino: io utilizzerò il cordino Swan Regular, eh, il la quantità è circa 800 grammi. Per le dimensioni: Appunto della mia borsa, il colore che avete visto che prevale in questa borsa è il giallo, per cui ricordatevi che il colore prevalente, se volete farla esattamente come la mia, magari con la prevalenza di un altro colore, è quello che dovrà, diciamo, almeno 200 grammi, o se non di più, sarà solamente del colore prevalente. Poi utilizziamo perché nella Granny Square assolutamente ci stanno perfettamente i manici in bambù. Io utilizzerò questi dove hanno anche qui il posto per uh, alloggiarlo sulla borsa, ma io oltre aspettate che faccio spazio e li poggio. Io oltre ad avere questi ganci preferisco, l'avete visto nell'altra borsa agganciarli con dei moschettoni in tinta in questo caso dorati tutto quello che vi mostro lo potete tranquillamente trovare sul web io um, trovo comodo comprare anche su amazon soprattutto i manici in bambù e in tanti siti troverete anche questo cordino ma um, il tipo di borsa si presta a lavorarla anche con altri materiali questo poi dipende ripeto da ciò che volete realizzare il tipo di consistenza oppure utilizzare come ho detto già prima lo, ciò che vi trovate direttamente a casa. A questo punto iniziamo subito. Allora, l'uncinetto che utilizzerò, eh, che ho utilizzato, scusate, eh, per creare queste mattonelle è il 3,5 e mezzo. Io ho già creato tutte e 5 i pannelli, eccoli qua. Quindi la base l'ho fatta gialla, e due laterali uguali e gli altri due. Non vi mostro la spiegazione della mattonella, anche perché nel mio precedente tutorial, dove appunto ho fatto la maxi bug sempre Grandi Square, creata tutta a mattonelline. Ho spiegato perfettamente come creare questo tipo di decoro, anche perché è molto facile. L'unica differenza è che, essendo una mattonella enorme, dobbiamo, nel mio caso, arrivare fino a 11 giri e poi il solito giro di ehm, rifinitura di, di punto basso. Adesso invece vi mostro come ehm, creare le cuciture per appunto eh, cucire tutti e quattro i lati alla nostra borsa. Io ho messo dei marcapunti e li ho inseriti sulla catenella che noi abbiamo creato in ogni angolo. Poi cosa facciamo? Mettiamo praticamente le mattonelle in maniera tale che il nostro frontale sia messo frontale in questa maniera, quindi la parte interna eh, deve essere il nostro dritto e il nostro dritto anche perché in questa maniera noi ci andiamo a trovare già le asoline poste eh, nella maniera giusta per poter cucire. E quindi io riprendo il mio. aspettate, che l'ho perso, eccolo. Allora, cosa faccio? Mi aggancio. Mi aggancio qui sul retro in questa maniera. Ecco fatto. Poi andiamo a ehm, nasconderlo. Poi cosa faccio? Salto ovviamente questa solina che è quella dove c'è il nostro marcapunti, vado in quella sequenza e prendo soltanto l'asola esterna. Faccio la stessa cosa, quindi questa non si prende, prendo questa qui. Esattamente quella che sta di fronte. È una cucitura che già vi ho spiegato tante volte, ma credo che non guasti un'ulteriore spiegazione tiriamo per bene andiamo sull'asola asola successiva e andiamo a fare la stessa cosa ricordiamoci sempre di tirare per bene perché così il lavoro insomma la borsa viene chiusa perfettamente procediamo le asole sono tutte dello stesso numero perché i lati sono uguali, quindi non, non abbiamo neanche punti, punti in più o punti in meno, quindi andiamo tranquille con questo lavoro, facciamo qualche altro punto e poi vi mostro come andrà a vedersi il lavoro sul davanti. Quindi facciamo un altro paio di punti e adesso vi faccio vedere, perché questa sarà la parte interna, Ecco come andrà a vedersi il nostro lavoro perché poi appunto la borsa si presenterà in questa maniera. Per cui, questa è la parte che noi andremo a vedere. È anche carina perché si crea una sorta di decoro. Per cui, cosa facciamo? Andiamo ad unire con lo stesso sistema gli, altro, gli altri quattro pannelli e ci rivediamo per farvi vedere come creare la parte, ehm, la parte alta, quindi la parte di chiusura della borsa. Ho cucito quindi i quattro laterali al fondo della borsa, adesso io già li ho diciamo legati insieme per iniziare adesso, la cucitura dei laterali che adesso vi mostro. Io mi sono già agganciata e questa volta facciamo una ehm, cucitura un po' diversa da quella che abbiamo fatto sul fondo. Aspettate un attimo che prendo, ecco qua, una volta che io mi sono agganciata vado appunto al centro, mi aggancio per bene e praticamente faccio che prendo tutte e due le asole, prendo anche quelle di fronte, quindi tutte e quattro e tiro per bene. E di nuovo sempre da questa parte quindi non da questa come abbiamo fatto in questa cucitura e continuo anche questa è una cucitura che spesso faccio per i laterali delle borse e via discorrendo ora vi mostro l'effetto finale vi dà anche una sorta di robustezza alla borsa perché non ho usato né reti né indurenti e nient'altro anche perché come borsa mi piace l'idea che rimanga leggermente morbida, ed ecco, questo è il risultato. Per cui, a questo punto, cosa facciamo? Andiamo a cucire tutti i quattro lati e poi ci rivediamo per vedere insieme come creare il bordo nella parte alta della borsa. Ho completato quindi tutte le cuciture laterali, ecco come si presenta. Adesso la borsa sta anche dritta, vedete con le cuciture, adesso ci dobbiamo occupare di realizzare tutto il bordo attorno alla nostra borsa. E dobbiamo anche ehm, vedete molto larga. Non so se riesca a inquadrarla. Tutta. Allora, cosa voglio fare? Io? Creare de delle diminuzioni in ogni lato per fare in modo che la borsa leggermente si stringa un po'. Per cui io farò, quattro, um, farò um, quattro diminuzioni per ogni lato. Non c'è un, un numero specifico, diciamo che um, fate in modo che ogni tot andate a uh, creare una diminuzione. Io adesso mi aggancio e vi faccio vedere come le creo appunto io. Mi inizio da questo angolo, mi aggancio con un punto basso, e inizio ovviamente la cudina ce la tiriamo dietro così la, la cominciamo anche a nascondere. Io mh, mh, diciamo che ogni 5, ogni 5, 6 punti non, non ha importanza che siano perfettamente fatti ogni 5, ogni 6. L'importante è man mano per ogni giro andare a richiudere leggermente la borsa. Per cui io a questo punto Cosa faccio per fare le diminuzioni l'ho già spiegato in altri tutorial ma ve lo, ve lo faccio rivedere io mi inserisco in questo punto non chiudo quindi tiro sull'asola vado in quello successivo prendo il filo e chiudo tutti quanti insieme e così ho creato una diminuzione vado avanti quindi già siamo a una diminuzione quindi 1 2 3 e 5 e ne vado a creare un'altra sempre con lo stesso sistema entro non chiudo vado in quello successivo prendo il filo e chiudo insieme e quindi comincio a creare delle diminuzioni su tutto il perimetro per fare in modo appunto che la borsa si richiuda leggermente per cui venga leggermente bombata e si chiuda un attimino l'apertura io farò ehm, con questo sistema circa 5 giri, eh, non più di tanto, insomma, quindi un 5 giri. Man mano che vado salendo e vedo che si stringe la borsa, andrò a fare meno diminuzioni. Quindi inizio con 4 per ogni lato, poi andrò a 3, farne farò 3, 2, finché poi l'ultimo giro, eh, non farò diminuzione e poi ne farò un ulteriore di punto bassissimo. Ci rivediamo per fare insieme appunto il, bus, il punto bassissimo e farvi vedere come appunto sono riuscita a stringere leggermente la borsa. Ho completato anche il giro, diciamo, il contorno della nostra borsa e ho realizzato, anziché 5, ne ho realizzati 6 giri, anche perché l'ultimo pensavo di farlo... Punto bassissimo invece ho deciso di farlo senza più creare diminuzioni a punto basso ed ecco io qui già ho posizionato i moschettoni dove puoi inserire uno dei manici. La larghezza di questo manico corrisponde alla mattonella, per cui li ho posizionati in questa maniera. Questo è un lavoro, un lavoro semplicissimo ed ecco. Stessa cosa faremo dall'altro lato e ci vediamo a borsa completata. Ed eccola completa. Ho inserito anche il secondo manico ed eccola qui. Ovviamente chi vuole può mettere anche una calamita, mh, può anche decidere di foderarla, poi ognuno chiaramente va a personalizzare la borsa secondo i propri gusti. Spero che anche questo progetto sia stato di vostro gradimento, mi raccomando se avete qualche dubbio, perplessità su qualche passaggio non esitate a domandarmelo, eh, condividete con le vostre amiche e ci vediamo alla mia prossima creazione.